al terzo giorno di marcia. No, non ce l'hanno fatta. Stiamo andando? A Nebida! Che cosa vuol dire? Non c'è... Non cagate di tutto bene. Bene. Grazie. In forma. Mi sono sveglio dalle 5:20. Fai un commento sulla strada. Ho dormito 3 ore e la strada faceva... No, no comment. È un commento. Io sono un mago merlino. Bello. Veramente bello. Adesso fallo un commento sincero. Allora, mi sono svegliata alle 5. Abbiamo fatto un viaggio lunghissimo di 2 ore e mezza. Circa. Ha preso un dosso, non ci ho preso il pizza e bovi da San Marco. Cioè, ho staccato il culo dal sedile perché ho saltato malamente. Poi bascia molto. Bascia molto. Questo era un commento sincero. No comment. È un cazzo. Mi sono svegliata tipo alle 5. Sono stanca all'inverosimile dopo aver guidato per 2 ore e passa. Adesso mi trovo qui a camminare. Non c'è signor Antonella che ci prepara le cose buone. E camminare. Allora, la prima tappa di una giornata alla cinghia è andata benissimo. Ci siamo divertite molto. E camminare. Bellissimo, direi, no, l'ho detto. Me l'ha detto sotto il bosco. Tutto bello. Un po' di spine, tutto a posto. E camminare. Mamma. Stiamo continuando. Moria! Uccidete il Giangi. Moria! Siete più là. Svolandone. Aia! Mamma mia! Nuovo video, nuova corsa. Ci sono emozioni forti. Ci sono anch'io. Ciao, per Costacciaro. Ci stiamo andando anche noi. Ah dai, allora vengo con voi. Ciao, Gianluigi. Ciao. Lasciatemi guidare. Lasciatemi sfogare! Lo faccio io perché sono le braccia. Io senza una donna non so stare. Io non posso restare seduto in disparte, né amore né parte, non sono capace di stare a guardare gli occhi di brace e poi non fermare un brivido dentro e correre di incontro, gridare ti amo. Mamma mia. Che meraviglia, uno studio mance. Sì, con una mano, guarda.
camminando, aiuto. Checo, giapponese anche lui. È giapponese. Che carina. Ciao tizi. Siamo giunti quasi al termine di questo sentiero. Mane mi faccio il bagno. Ma diciamo giapponesi. Tutti carini, tutti giapponesi. Anche lui giapponese. Buonasera, ha bisogno di aiuto? Sì, sono la loro piatta. Allora, guardi, abbiamo una vasta gamma di prodotti per la casa e per l'igiene. È puro cotone? Sì, questo è puro cotone, è umido. Un po' umido. Qui invece abbiamo in vendita le giacchette per il trekking. Queste delle mutande di pizzo bianco. Queste, abbiamo poi 3 euro. Ah, il pizzo. Il pizzo, pizzo bianco, puro cotone. E questo è in bottiglia. Dipende, che taglia usa lei? È la terza. Questa non credo sia una terza. Forse le sta un po' piccole e non ho altre taglie. Ah, il pizzo. Che carina. Cacca. Niente commento. Penso di aver rubato le lenti. Niente commento. Fa vedere. E penso che tanto questa cosa verrà anche citata nel video. Fa vedere. Non verrà tagliata, ne sono più sicura. Questo pezzo è da cancellare. Questo pezzo è da tagliare. No, questo scataglialo perché non si può sentire, no. Spegni che dico il nome. Cos'è quello? Cos'è quello? Cos'è? Where is Mr. Pugetto? Cos'è? È giapponese. Che carina. Ecco qua, il più bello del corso è incontro luce, quindi non si vede un cacchio. Ecco. C'è la panzona. Andate a camminare, capo, va a fare un trucco. Oggi vi prepariamo una carbonara al pepe. Ingredienti principali: pasta e pepe. Possiamo cercare tanti piccoli puntini. Attenzione, non schiacciare giotritoni. Grazie per averci seguito. Alla prossima puntata con Geotritoni online. Speleomantes. Speleomantes. Ancora per molto. Cioè, dove c'è quella? Basta. Basta. Wow, wow, wow. Uccidete il Giangi. Bello. Un saluto al gruppo di Gadone, dallo staff del capitano.